Appena terminato il primo tempo tra Bayern Naus e Telecronisti, risultato parziale 1-1. Gara davvero molto bella questa semifinale. Andiamo a parlare con qualche elemento. Bayern Palmieri. Palmieri. Sì. 1-1, partita bella. Gli avversari forse hanno creato qualcosa in più fasi offensive. Infatti Francia ha fatto grandissimi interventi. Ma ne abbiamo preso 3 palli. Sì, è vero. È vero, anche questo. È molto equilibrata la partita. Secondo me chi cala fisicamente la perde, perché ci equilibriamo, equilibriamo, non lo so come si dice, con loro. Va bene, buona partita. Bocca al lupo. Andiamo a parlare adesso. Numero 4, Carlino, giusto? 4-4. Non mi sente? Ai, vengo da te, non mi ascolto. 1-1. Hai avuto 3-4 occasioni importanti. Hai fatto il gol più difficile, come spesso capita. Però siete vivi e ve la potete giocare fino alla fine. Sì, siamo andati sotto, secondo me, meritatamente. Hanno avuto delle occasioni anche loro, sì. E hanno preso oggettivamente un po' una traversa. Però per mole di gioco, per costruzione, che ha fatto specialmente i primi minuti, rende tanto e forse meritavamo di andare in vantaggio. Pareggio giusto, cercheremo comunque di ribaltare, continuare il ribaltamento del risultato in secondo tempo. Va bene, buon secondo tempo, partita del match Telecronisti Bayern Naus, gara terminata 4-1 per il Bayern, che quindi accede alla finalissima Super Cup. Complimenti a Franz Marino e Luca Baratto, i migliori in campo di questa gara. Parliamo prima con Baratto, è stata una partita molto equilibrata nel primo tempo, forse avete creato più voi a livello di occasioni, anche se gli avversari hanno preso dei legni. Nel secondo, poi in difesa, siete andati in netta difficoltà, come mai? Sì, purtroppo abbiamo sofferto pure nel girone i loro movimenti, i loro schemi, anche su palla da firma. È un peccato perché ormai c'eravamo, però sono stati più bravi loro, abbiamo creato tante palle gol, però è stato bravo lui e purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare. Dietro ormai eravamo tutti buttati avanti a un certo punto, quindi abbiamo fatto quello che potevamo. Come al solito nelle fasi finali, soprattutto nella semifinale, bisogna essere bravi ma anche fortunati. Sì. Siete stati sfortunati e anche imprecisi per paura anche dell'esterno difensore avversario. Sì, loro sono stati comunque bravi, hanno 2-3 palle gol, le hanno sfruttate e si vince anche così. Bene Luca, secondo te qual è facciamo un bilancio di questa Super Cup, com'è stata questa avventura di Telecronisti? No, sicuramente è buona, siamo arrivati in semifinale. Rispetto all'anno scorso siamo riusciti anche a migliorare perché ci eravamo fermati ai quarti. E chi lo sa, vuol dire l'anno prossimo. L'anno prossimo c'è l'ultimo scalino da. Sì, dai, poi ci basta che ci siamo divertiti comunque tutto l'anno, quindi anche questo è l'importante. Sì, questa direi che è la cosa più importante. Sì, sì. Salutiamo Luca. Complimenti. Bravo Luca. Siamo con Franz, medaglia in campo, il migliore in campo. Ecco l'applauso montato col computer. Grandissima partita, Franz, è stato strepitoso, tarantolato in certe occasioni. Franz, il migliore in campo, tre partite, le fasi finali. Hai fatto dei miracoli, direi, strepitosi, soprattutto nel primo, anche nel secondo, sullo scigno alla fine. Cosa ci vuoi dire? Quali sono state le sensazioni in questa domanda? Allora, volevo fare i complimenti alla squadra perché abbiamo giocato come avevamo preparato la partita. Sì. E anche per i tifosi che comunque vengono sempre a vederci, sembra una stupidaggine però ci caricano. E volevo dire, vabbè, gli avversari sono bravi, anche l'arbitro comunque ha dato un metro di giudizio perfetto. E come... non so, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo stagionale, ci eravamo previsti di arrivare in finale, non per superbia, ma perché uno deve puntare sempre in alto. E sì, speriamo di riuscire comunque a fare una bella partita, contro il Nick Potan. Volevo ringraziare il nostro sponsor, Bayern Naus, che ci sponsorizza e ci è sempre vicino in questi tornei. E comunque volevo ringraziare ancora la squadra che alla fine il portiere quando gioca bene è sempre tutto bello, però loro mi fanno sempre vicino pure quando le prestazioni non sono eccezionali. Grande Franz, penso che hai detto tutto tu. Hai visto come balla quando parla? Sì, rivedete sì. Bene così sta così. Spettacolo a tempo spettacolo. Potremmo fare veramente un film su tutte le interviste di Franz Marino. Adesso la finale contro il Nicola Patan, secondo te partite da favoriti oppure alla pari? Basta vedere l'altra semifinale
E il calcio è imprevedibile, nessuno gli dava un aereo in mano, penso, senza il capitano, tra selezione, invece hanno fatto un partitone incredibile, quindi penso che partiamo alla pari, una partita secca, può succedere di tutto. Va bene, complimenti Franz. Grazie, bravissimo. Bravo Michele.